Nuovo appuntamento con Rack Magazine, anche in questa settimana l'appuntamento raddoppia di lunedì e al sabato, anche perché mercoledì ci sarà un turno infrasettimanale importantissimo. Partiamo dai risultati della settimana, seguiteci. Partiamo dalla serie B. Pallacanestro Viola e Mastria Academy Cannanzaro in scena per la prima giornata del girone d'orologio con un'unica missione: provare a uscire dalla zona rossa. Zona che, al termine del nuovo girone, il girone D, potrebbe significare retrocessione o playout. Partiamo dai risultati. Innanzitutto, chi è più forte, il girone D1 o D2, i due raggruppamenti che si sono unificati proprio la settimana scorsa, ovvero sono più forti le formazioni calabresi, pugliesi o quelle campane e laziali? Probabilmente c'è un equilibrio importante. Il dato più importante è che il QS Ionico Taranto, capolista del girone D2, riesce a vincere addirittura sul campo della prossima avversaria della Mastria Academy Cannanzaro, ovvero la Real Basket Rieti, formazione che ha speso un po' più di tutti, ha cambiato giocatori su giocatori, sono susseguiti fior fior di atleti, come per esempio Misolic, come Juan Marcos Casini, eccetera, eccetera, ne sono arrivati chiaramente degli altri, e sulla carta la Real Sebastiani Rieti non ha nessuna pedina da invidiare al roster della Serie A2. Però alla fine parla sempre il campo, e dunque il QS Ionico Taranto, con un ex Viola, Alessandro Lazzaro, in grande spolvero, riesce a espugnare il campo della formazione reatina. Per quanto riguarda invece gli altri risultati, quelli più significativi, arrivano sicuramente dall'anticipo, l'anticipo del sabato, anche perché Pozzuoli riesce nell'impresa di conquistare due punti basilari e fondamentali per la corsa per evitare il playout, vincendo addirittura sul campo del Bisceglie. Risultati, dicevamo, arrivano una vittoria e una sconfitta per le formazioni calabresi. Partiamo dalla vittoria e dai sorrisi della Mastria Academy Catanzaro, che vince una partita fondamentale, anche perché in caso di sconfitta i giallorossi sarebbero stati raggiunti in classifica dal fanalino di coda del torneo, la Scandone Avellino. E proprio al Pala del Mauro di Avellino si è giocata una partita combattutissima. Catanzaro gioca senza il centro titolare Daniele Tomasello, senza il nuovo centro titolare ingaggiato sul mercato Luigi Brunetti, ingaggio importantissimo proprio ex Avellino, che aveva cominciato la stagione a Matera. La sua assenza però è soltanto dovuta a un problema di regolamento, tant'è che mercoledì potrà esordire nella gara delle ore 20:30 al Pala Pulerà di Cannanzaro Lido contro Rieti, e senza un altro lungo, ovvero il giovane promettente Tomcic, che stava ben figurando nelle ultime uscite. Ne viene fuori una partita dove Cananzaro per due volte ha firmato gli strappi importanti contro Avellino. All'inizio della sfida, trascinata da un super Franco Gaetano, e durante il match, nel momento cruciale, con Marco Cucco sugli scudi. Avellino ha avuto la forza più e più volte di rintuzzare il gap con il bravo Marra. Sul finale saranno determinanti i tiri liberi proprio di Franco Gaetano e di Andrea Procopio, bene anche Morciano, e un collettivo, quello cananzarese, che conquista due punti fondamentali per la corsa salvezza ed affianca in classifica la Pallacanestro Viola. E a proposito di Pallacanestro Viola, arrivano dolenti in questa prima giornata della fase d'orologio. Partiamo dall'assente, il grande assente. Coach Polignano è costretto a fare a meno del centro titolare Yande Fall. Ne viene fuori una gara sempre a rincorrere un Sant'Antimo scatenato, dove il veterano Biagio Sergio fa la voce grossa e dove l'ex Tommaso Carnovali gioca veramente da top player, realizzando 17 punti e facendo vedere tutto quello che la platea regina conosce molto bene. L'uomo della prima svolta, però, nel primo quarto è un altro ex. In cabina di regia con il numero 18 c'è Nunzio Sabatino, in riva allo stretto nel corso Ciccio Ponticello, che gioca una gara tosta e sempre sul pezzo. Reggio Calabria recupera, rincorre con tantissime energie spese, con Gobbato, Barrile, Mascherpa pronti a recuperare, e poi si scioglie nelle giocate molto spesso più semplici, con delle ingenuità davvero preoccupanti. A dirla tutta, la rimonta arriva anche nel quarto periodo, ma sul meno 6 e palla in mano, pronti a tentare l'ultimo assalto, un passaggio
tra i due playmaker della formazione dell'Arancio, finisce addirittura fuori dal campo, provocando l'ira di tutti i tifosi collegati a casa pronti a sostenere la pallacanestro viola. È chiaro che bisogna dare una bella sterzata a questa situazione, considerando che la grana playout sembra ormai una certezza, ma già dal match di mercoledì alle ore 16 contro Avellino ne sapremo di più sulla vera tenuta di questa formazione. Piccola parentesi nel campionato Gold, prima di tornare a parlare di Serie B, anche perché si sono giocate due sfide con due sconfitte per le formazioni di Calabria. Rinviata la sfida del Basketball Lamezia, complice l'indisponibilità del campo della Pallacanestro Salerno. Rende combatte per due quarti alla pari contro Agropoli, formazione che era reduce da una brutta sconfitta contro Cercola. Dopodiché, complice anche l'infortunio subito al bravo numero 00 Danilo Raicevic, cede la distanza contro il fattore campo del pala di concilio della New Basket Agropoli. Cercola, sempre in questo raggruppamento, è davvero clamorosa e dopo aver battuto Agropoli, batte anche Angri. Cercola era reduce da due sconfitte proprio contro le calabresi, Rende e Lamezia. Note dolenti per la Vis, ancora in rodaggio, ancora assente Domenico Latella e ancora sconfitta. Dopo la sconfitta all'esordio si fa sentire il peso e i nomi del girone A, un girone veramente tostissimo, dove giocano compagini come Club Basket Irpinia, che è ancora a quota zero e ha anche cambiato allenatore, riportando alla pallacanestro l'ex Cosenza e Rosarno Marzullo, come il Forio capolista con 3 vittorie su 3 partite, con tanto d'esordio nel nuovo rettangolo di gioco in terra isolana, come il fortissimo Benevento, che può vantare sull'estero i giocatori che hanno fatto la Serie B con profitto, come Murolo, Refice e non solo, e come la New Basket Caserta, avversaria della Vis. Gara equilibrata per due quarti, poi è pioggia di triple per la formazione campana. Ci pensa, tira qualsiasi cosa gli passi per le mani, il mancino ex Catanzaro Dario Guadagnola, ma è tutta la squadra campana che si scaglia contro il bianco amaranto della Vis. Ci pensa il playmaker Puoti, il giovane Sbaragli, Di Coste e Tommasi. È veramente una pioggia di canestri dove la Vis può veramente poco, specialmente nella seconda parte di gara. Un run and gun totale che diventa fondamentalmente tutto a discapito del Bianco Amaranto, che sabato prossimo tenteranno il riscatto contro un'altra formazione molto molto forte come il Benevento al Pala Benvenuti. E a proposito di Pala Benvenuti, ci è arrivata una segnalazione, a mio avviso bellissima, è un qualcosa che tutti gli sportivi del basket dovrebbero seguire, in attesa che questa sinergia tra associazioni sportive, società, l'amministrazione comunale, non solo, riescano a far risalire come se fosse una fenice la stele, magari in bronzo, dedicata alla memoria di Massimo Mazzetto, magari riposizionata dalla parte davanti del Pala Benvenuti, ovvero al Botteghelle, terreno di gioco dove Massimo Mazzetto giocava negli anni 80. È ancora sotto gli occhi di tutti la terribile scena della distruzione totale della stele, creata tantissimi anni fa, nel 1987, dall'artista Pino Napoli. È sotto i nostri occhi invece il gesto bellissimo del tifoso Domenico, che ha deciso spontaneamente di andare a portare la sua sciarpa personale nero arancio e di attaccarla alla stele dedicata a quello che resta ovviamente della stele dedicata alla memoria di Massimo Mazzetto. Io andrò nelle prossime ore, anche io porterò qualcosa, magari un fiore, magari una maglietta, però credo che tutti i cittadini del Reggio Calabria debbano quantomeno chiedere scusa per l'accadimento con questo piccolo gesto. Per le grandi opere, per le statue in bronzo, a mio avviso, ci sarà del tempo. Capitolo B femminile, terza sconfitta consecutiva per la Centro Basket Catanzaro, che regge fondamentalmente per un quarto contro un'organizzata nuova pallacanestro Matteotti di Corato. Paga il dazio del cambio di girone, la passata stagione la CCB giocava in Sicilia, e chiaramente della gioventù, tanta gioventù per il quintetto di Coach Amastorino, che avrà sicuramente nuovi appuntamenti per provare a risalire la china, anche se questo girone sembra veramente molto molto tosto, più 23 di scarto finale per la formazione pugliese. E a proposito di Serie B, al momento non cambierebbe la griglia playout,
Avellino verrebbe retrocessa con soli 4 punti in classifica. Monopoli, che è a 6, ha perso contro Salerno, andrebbe ad affrontare il Pozzuoli e sarebbe un clamoroso derby di Calabria tra Pallacanestro Viola e Mastia Academy Catanzaro. Sarà vero? Sarà così anche al termine di queste restanti 7 giornate? Lo scopriremo nelle prossime puntate. Torneremo sabato con gli aggiornamenti dopo il turno infrasettimanale, anche perché mercoledì alle ore 18 al Palacalafiore, sempre a porte chiuse rigorosamente, si gioca Pallacanestro Viola contro Scandone Avellino, e alle 20:30 il Basket Day di Calabria si trasferisce a Catanzaro per la sfida tra Mastria Sport Academy e Real Basket Rieti, Mission Impossible per i ragazzi di Fabrizio Turno. È veramente tutto con il nostro appuntamento del lunedì. Torniamo tra 5 giorni. Da Giovanni Mafrice è tutto. Alla prossima, una buona serata.